Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Oggi guardiamo una nuova moneta, un nuovo 2 euro commemorativo dell'anno 2023. La moneta arriva dalla Lettonia ed è dedicata alla guerra in Ucraina. Ormai ce ne sono diverse di monete dedicate alla guerra in Ucraina, diciamo monete che hanno dedicato i paesi baltici, facciamo attenzione. Come tema abbiamo girasole per l'Ucraina, dove abbiamo proprio nel centro della moneta raffigurato un girasole che è il simbolo dell'Ucraina, ma è anche diventato il simbolo di resistenza, unità e speranza. In alto troviamo la scritta Slava Ucraina in questa posizione qui. Sotto, facciamo attenzione, abbiamo scritto Latvia, dove la Lettonia identifica le proprie monete, e il conio 2023 in questa posizione qui. Dogister a 5 punte, in questo caso piccole, moneta che arriva dagli rotolini questa, facciamo attenzione perché è stata emessa già il 30 maggio, cioè 2023, perciò è già andata in circolazione, arrivano dagli rotolini. Vi do adesso le tirature, guardiamo un attimo prima il valore facciale, il valore nominale 2 euro in questa posizione qui. Devo dire che è una finitura abbastanza carina, molto molto bella, non è spenta diciamo come moneta, ma brilla veramente tantissimo nonostante una moneta per la circolazione. Tiratura, abbiamo 415.000 pezzi per la totali, di cui 400.000 sono per la circolazione messi negli rotolini, facciamo attenzione, e 15.000 sono sempre in fior di conio, come questa che stiamo guardando, e messa però con un coin card speciale. Fate attenzione, non ci sono dati per quanto riguarda le monete in fondo specchio. Se sapete qualcosa scrivetelo nei commenti. La moneta, come vi ho detto, si trova benissimo perché è uscita da un bel po', io sono riuscito ad averla un po' di giorni fa. E per quanto riguarda il prezzo, in Italia, se la volete nuova in fior di conio mai circolata, si trova in tantissimi negozi della numismatica, da acquistare 3,50 e 4 euro. Fate un po' attenzione alla tiratura perché non ce ne sono secondo me tantissime, 400.000 pezzi non sono poi così tante, specialmente per quanto riguarda il tema, perché sapete che questi temi sono un po' temi delicati e vanno un po' di più di quelle diciamo normali. Quando abbiamo i temi bisogna sempre stare a guardare non solo le tirature della moneta, perché molte volte si guarda solo la tiratura, ma a volte bisogna guardare anche il tema che ha la moneta, perché è quello che poi a volte rende difficile andare a trovare o a reperire monete, perché alcuni temi vanno di più e altri vanno di meno, indipendentemente dalla tiratura della moneta. Bene, per oggi è tutto, ditemi se avete già preso la moneta, se l'avete già nella vostra collezione, dato che è uscita da un po' di giorni, o se dovete ancora prenderla, e niente, ditemi cosa pensate, se vi piace o no. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto, aspetto i vostri commenti e noi ci aggiorniamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.